La vicenda del profeta Elia è sempre interessante per se stessa, ecco, leggere dal primo libro dei Re, ma è come qualcosa che ci appartiene nel nostro tempo. E Elia infatti è l'unico profeta rimasto in Israele, un Israele che si è svuotato non solo di profeti, ma di credenti. E mancano i profeti perché molti che avrebbero potuto e dovuto rispondere alla chiamata di Dio probabilmente non si sono fatti avanti perché il popolo in generale si era voltato ad adorare altri dei, aveva lasciato la fede di Abramo, di Isacco, quella che era stata consegnata al popolo di Israele. Questa solitudine del profeta Elia dunque è una solitudine non solo personale, ma è la solitudine del credente in mezzo a un popolo che dovrebbe credere ma non crede. Non parliamo del mondo che non crede, del mondo pagano, parliamo della fede perduta all'interno del popolo di Israele. Fede che poteva essere ravvivata da quella vittoria clamorosa, no? Nella sfida sul monte Carmelo con i profeti di Baal 450, dove davanti agli occhi di tutti Dio si rivela col fuoco che scende e vince, no? Con la sua potenza dimostra. E tutti dicono il Signore Dio, ma non lo seguono. Elia a quel punto rimane solo ancora, esistenzialmente solo, deve fuggire perché chiaramente lo vogliono uccidere. Ma perché lo vogliono uccidere? Perché il potere costituito, il re e la regina e tutto quello che gira intorno, le istituzioni, diremo noi adesso, gli danno conto e deve scappare. Ed ecco che scappa, fugge verso l'Oreb, quindi verso il deserto che va verso l'Egitto, diciamo così, nella penisola del Sinai. Fugge per cercare scampo, riparo, fugge nella sua solitudine e c'è questa manifestazione di Dio che lui sa riconoscere come sua presenza, non solo nella sua potenza indiretta, il tuono, il vento fragoroso, no? È tutta cosa di Dio. Ma una presenza particolare che gli parla e per la sua sensibilità e la sua capacità profetica che Dio gli aveva donato, riconosce che in quel momento gli sta parlando, in quel momento in cui c'è come una brezza, no? Questo spirare sottile. E è bellissimo il contrasto perché in un mondo che va alla rovescia, Dio potrebbe sconvolgerlo, no? Potrebbe scuoterlo come un albero di frutti maturi che cadono tutti. Non lo fa. Il segno che ha dato era il segno per la fede, ma il popolo non risponde. Dunque, Dio è padrone delle cose, potrebbe sconvolgere il mondo e annientare tutti quanti, anche adesso, perché siamo nella stessa situazione di Elia, ma non lo fa e la sua voce diventa ancora più sottile, cioè più come una brezza, che è riconoscibile da chi vuole riconoscere Dio. Perché chi ha una vita contraria e cerca i grossi segni, dove Dio, no, si arrabbia con Dio quando succede qualche cosa che non gli va bene o anche un fatto drammatico, eccetera, ma la domanda non è un'invocazione a Dio, no? È un'invettiva contro Dio. In queste grida di ribellione e di astio e di cattiveria dell'uomo, Dio non risponde. La sua voce si fa più sottile e si fa udire da chi è disposto ad ascoltarlo nella verità e nell'umiltà. E la voce per Elia è questa: cosa fai qui? Sei distante da Israele. E lui disse, sono distante perché il tuo popolo si è volto così al paganesimo, anzi cercano di uccidermi, cioè io sono la tua voce, tu mi hai incaricato di questo, ma nessuno mi vuole ascoltare, mi allontano.
Ed ecco che Dio gli dice: bene, adesso ti dico cosa devi fare. E comincia a tessere, gli dà le istruzioni per farlo, comincia a tessere un piano di rinascita e di continuità nel poco, in quel filo di fede che continua in quell'unico profeta, in quell'unico credente. Vai, andrai, ungerai re questo e quest'altro, e poi ungerai profeta Eliseo, che ti sarà, che è il tuo successore. Come dire, stai in pace, la tua missione l'hai eseguita. Ora, attraverso di te, la continuità per la ricostituzione di qualche cosa che non avviene con un sovvertimento di piazza e tutti quanti, no. Comincia di nuovo con la voce di chi vuole ascoltare, uno, due, tre, quattro persone, per portare avanti quello che è il piano di Dio, che non muore mai. Tutte queste persone ribelli verranno recuperate in qualche modo dopo la vita terrena. Non sappiamo quali peripezie, quali difficoltà e sofferenze, non lo sappiamo. Ma è l'atto di salvezza di Dio che li vuole salvi e che si costruisce sulla terra attraverso quei pochi che lo seguono. Questa è la vicenda di Elia. E dunque così ricomincia, deve tornare indietro verso il deserto di Damasco, cioè andare esattamente dalla parte opposta, no? E ricominciare, ma con questa pace nel cuore, di Dio che parla nel sussurro, anche se il mondo sembra gridare con i suoi schiamazzi, gli strepiti di guerre, di tutto quello che succede anche oggi, nel mondo è la stessa cosa. Dio parla nel sussurro a chi ascolta e chi sa seguirlo. E attraverso quegli orecchi che ascoltano, quei cuori che accolgono la sua parola, lui costruisce un filo segreto che gli uomini non apprezzano, non conoscono e non seguono, ma che in realtà è il filo d'acciaio che tiene in piedi il mondo intero, perché il mondo è tenuto in piedi da Dio per mezzo di coloro che lo seguono, fossero anche due, tre, quattro, cinque persone. Tutto si riduce a uno solo, ma noi sappiamo che Elia prefigura chi? Gesù Cristo, che è l'unico perfetto, l'unico santo, e che il mondo schiaccia, come sappiamo, lo crocifiggono, fanno quel che vogliono, ma la sua fede rimane fino in fondo nel passaggio della passione con la Madonna insieme, e viene ricostituito tutto quanto per mezzo della sua risurrezione e di quegli 11 che poi di nuovo diventano 12 per l'elezione di Mattia, no? E si ricomincia. Si ricomincia e il piano di Dio di salvezza non cessa mai. La risposta delle generazioni è differente, ma il piano di Dio sussiste per sempre. Questa è la nostra fede. Non deve impressionare lo sconvolgimento del mondo, non deve impressionare il vuoto di fede terribile in cui viviamo, deve invece dominare in noi la certezza della fede che vede senza vedere, cioè non vede le cose del mondo, vede i piani di Dio, che Dio è Dio e ha tutto nelle sue mani e tiene con potenza. E se non distrugge il mondo è perché ha clemenza di noi, ma il suo piano di salvezza per tutti continua, va avanti. E che quello che c'è di là nel mondo dello spirito, quando noi saremo morti su questa terra, noi non lo vediamo, ma è tutto il mondo che è molto più complesso e che continua. Ma qui è il seme di quello che crescerà come frutto di là. Qui il poco, di là il molto. Noi siamo nel poco e con fede dobbiamo vivere questo tempo di oscurità che diventa, come uso un'espressione ovviamente non mia, la luce oscura, che non si vede ma che ci guida e ci illumina. La luce della fede. Sia lodato Gesù Cristo.